Buonasera ragazzi, benvenuti o bentornati su questo canale. Halloween è passato da poco tempo, e mentre cercavo di farmi venire idee interessanti per un nuovo video, ho pensato che di sicuro avrei trovato qualcosa di interessante su Halloween. E infatti, negli anni, proprio in quella notte di festa, sono accadute delle cose semplicemente agghiaccianti. Ma non dilunghiamoci troppo. E iniziamo subito a scoprire le cose terrificanti accadute durante la notte di Halloween. Ricordate di spegnere le luci, ovviamente. Nell'Halloween del 2005, le strade di Frederica, una piccola cittadina nel Delaware, erano tutte decorate a dovere in occasione della festa. In completo stile americano, zucche e vari pupazzi di famosi film horror infestavano ogni angolo della città, creando un'atmosfera molto piacevole. Nelle prime ore della sera, però, una decorazione in particolare aveva attirato l'attenzione su di sé. Si trattava di un corpo che pendeva a 5 metri dal suolo, e tutti i passanti erano davvero colpiti dal fatto che fosse molto realistico. Non sapevano, però, che si trattava di un corpo vero. Scambiandolo per una decorazione, nessuno si era allarmato, anzi hanno tutti affermato di essere sicuri che fosse finto. Il giorno seguente, le autorità finalmente intervengono e scoprono che si trattava del corpo di una 42enne locale che aveva deciso di togliersi la vita. Ora, capisco che per qualcuno questa possa sembrare una notizia per niente spaventosa, ma immaginate di trovarvi lì e scoprire una cosa del genere. In tutto ciò, ovviamente, erano presenti anche dei bambini. Nel secondo punto di questa lista, ho deciso di raccontarvi una terribile storia di Halloween che ha per sempre cambiato l'approccio con cui si fa dolcetto o scherzetto. Uno dei protagonisti di questa storia viene anche ricordato come l'uomo che ha ucciso Halloween. Ci troviamo a Deer Park, in Texas, nel 1974. La persona di cui parliamo è Ronald Clark O'Brien, un uomo che viveva con sua moglie Dainin, con il figlio Timothy e la figlia Elizabeth. La notte di Halloween del 1974, all'improvviso, suo figlio Timothy ha iniziato a sentirsi male e vomitare in modo incontrollato, e prima ancora di riuscire ad arrivare all'ospedale, purtroppo, perde la vita. Poco prima, quella stessa sera, Ronald esce insieme ai suoi figli per fare dolcetto o scherzetto. Decidono di passare la serata con i figli dei vicini di casa e iniziano subito a fare il giro del vicinato in cerca di caramelle. Dopo aver visitato una casa in cui nessuno aveva risposto, i bambini impazienti continuano ad andare avanti, mentre Ronald attende ancora davanti a quella porta per qualche istante. Subito dopo raggiunge i bambini tenendo in mano 5 Pixie Sticks, delle caramelle molto popolari in quegli anni negli Stati Uniti. Dice loro che alla fine il proprietario di quella casa aveva aperto e gli aveva consegnato quei dolcetti. La serata quindi continua tranquillamente e Ronald dà una di quelle caramelle a suo figlio, un'altra a sua figlia e le altre 3 ai figli dei vicini e ad un bambino che passava lì per caso. Improvvisamente però inizia a piovere, perciò sono tutti costretti a far ritorno a casa. Una volta lì, il piccolo Timothy decide di mangiare proprio quella Pixie Sticks e poco dopo è in preda a dolori lancinanti. Come sapete quindi, non fanno nemmeno in tempo ad arrivare all'ospedale che la giovane vita di Timothy si spezza. Ma com'è potuto accadere? Ovviamente Ronald è subito stato interrogato dalle autorità e ha dichiarato la sua versione. Perciò si sono tutti concentrati sul proprietario di quella casa in cui inizialmente nessuno aveva risposto. L'uomo però aveva un alibi e oltre 200 persone potevano testimoniare che non fosse in casa in quel momento. L'autopsia ha quindi rivelato che il bambino aveva ingerito un'ingente quantità di cianuro che era presente nella Pixie Sticks. L'informazione viene subito resa pubblica e i genitori del quartiere, in preda al panico, consegnano alla polizia tutti i dolcetti che i loro figli avevano racimolato la notte di Halloween. Dopo svariati esami, vengono ritrovate 5 Pixie Sticks, contenenti quantità di cianuro abbastanza elevate da togliere la vita a 3 uomini adulti ciascuna. I sospetti, quindi, ricadono inevitabilmente su Ronald, che però continua a dichiarare la sua innocenza. Molto presto, però, le autorità
scoprono che l'uomo aveva da poco stipulato un'assicurazione sulla vita dei suoi figli e la sua situazione economica era disastrosa. Ronald, infatti, aveva debiti ingenti che non aveva alcun modo di pagare, se non ricevendo molti soldi dall'assicurazione. A questo punto il quadro della situazione è chiaro. Per pagarsi i debiti, Ronald aveva deciso di avvelenare le caramelle donate ai suoi figli e aveva anche pensato di darle ad altri bambini per non destare sospetti. Fortunatamente il suo piano non è andato come sperava e gli altri quattro bambini non hanno mangiato le Pixie Sticks avvelenate. Anche se la polizia non ha mai scoperto quando o dove Ronald avesse acquistato il cianuro, venne comunque arrestato per l'omicidio di Timothy il 5 novembre del 1974. Venne poi condannato alla pena capitale con l'accusa di un omicidio volontario e 4 tentati omicidi. Da quel momento, le famiglie degli Stati Uniti sono state sempre più attente durante la notte di Halloween e con la paura che qualcuno potesse avvelenare le caramelle dei loro figli, spesso proibivano loro di fare dolcetto o scherzetto. Una storia orribile e terrificante che ad Halloween viene ricordata ancora oggi dalle persone di tutto il mondo. Ora però, spostiamoci molto più avanti nel tempo, più precisamente nella notte di Halloween appena passata. Ci troviamo a Tokyo, in Giappone, dove un uomo di 24 anni, travestito da Joker per l'occasione, ha seminato il terrore sulla metropolitana. L'uomo è stato ripreso poiché si stava comportando in un modo parecchio strano. È ovviamente vietato fumare all'interno dei vagoni, ma lui era seduto tranquillo, con la sigaretta in una mano e un coltello nell'altra. Con quello stesso coltello, poco più tardi, colpirà e ferirà 17 persone. In pochi secondi ha iniziato a colpire chiunque gli si trovasse davanti ed è velocemente iniziata una fuga di massa tra i passeggeri, che presi dal panico cercavano di nascondersi in altri vagoni. Dopodiché ha iniziato a cospargere il pavimento del treno con del liquido infiammabile e ha appiccato un incendio. A quel punto il treno si è fermato nella stazione di Kokurio, permettendo così ai tanti passeggeri in fuga di abbandonare il treno dai finestrini. La polizia ha subito fatto irruzione sul treno, arrestando il 24enne. Ma la cosa davvero disturbante, ragazzi, è che il colpevole ha dichiarato di voler togliere la vita a qualcuno semplicemente perché voleva essere giustiziato. Il ragazzo ha inoltre confessato la sua ammirazione per Joker, e dopo aver fallito nel lavoro e nelle amicizie, aveva deciso di compiere il folle atto. Recentemente aveva lasciato il lavoro e si era trasferito a vivere dalla madre, ma da circa un mese a questa parte aveva deciso di stare in un hotel molto economico. Il 16 ottobre si sospetta che si sia recato a comprare il liquido con il quale ha poi dato fuoco al treno. Per questo è quasi certo che l'atto fosse premeditato e da molto. Inoltre, in passato, aveva anche pensato più volte di togliersi la vita, ma ha poi preferito agire in questo modo. Un'altra cosa molto interessante da aggiungere sul caso è che un suo compagno di scuola ha dichiarato che l'uomo era sempre stato una di quelle persone che non spiccava mai in nulla, che era sempre stato nell'ombra della società, diciamo. E come molti di voi sapranno, questa condizione è motivo di grande vergogna e infelicità in Giappone. Ma tornando a noi, 3 dei feriti sono ancora ricoverati in gravi condizioni in ospedale. La cosa più agghiacciante, secondo me, è che pure in una città sicura come Tokyo, da un momento all'altro, qualcuno potrebbe perdere la testa e decidere di commettere un atto atroce come questo. Insomma, ovunque ci troviamo, dobbiamo sempre stare attenti alle persone e la trovo una cosa decisamente disturbante. Prima di proseguire, comunque, devo ringraziare il mio amico e collega Sebastiano Serafini, che è riuscito a procurarmi molte informazioni relative a questo caso. Vivendo in Giappone, ha avuto accesso a molti dettagli che qui in Italia non sarebbero mai potuti arrivare. Detto questo, vi consiglio anche di passare sul suo canale, in cui tratta casi di true crime giapponesi e non solo. Ma ora, proseguiamo. Il 31 ottobre del 1977, una strana sparizione ha dato il via ad un mistero che, per molti, è irrisolto ancora oggi. La piccola Nima Louise Carter, a un solo anno di vita, sparisce dalla sua culla
proprio durante la notte di Halloween. Sorprendentemente, tutte le finestre e le porte della sua casa erano chiuse a chiave, perciò si è subito arrivati all'ipotesi che il rapitore si nascondesse nel guardaroba di camera sua. Poco dopo un mese, purtroppo, il corpo di Nima viene ritrovato nel frigorifero all'interno di una casa abbandonata nelle vicinanze. Ciò che rende questo caso molto strano e anche piuttosto disturbante è che solo l'anno prima due gemelle di 3 anni sparirono nella stessa città. Vennero rapite da casa loro e intrappolate dentro un frigorifero. 2 giorni dopo vennero ritrovate, ma solo una delle due era sopravvissuta. Si trattava di Tina Karpichar, che successivamente ha dichiarato di essere stata rapita dalla loro babysitter, Jacqueline Rubidoux. L'accusa, però, non portò mai ad una condanna. L'anno seguente, invece, durante la sparizione di Nima Carter, indovinate un po' chi era la sua babysitter. Esatto, sempre Jacqueline. Viene quindi ritenuta la principale sospettata, ma senza prove viene presto rilasciata. Qualche anno dopo, però, viene finalmente arrestata e rinchiusa in carcere, dove morirà nel 2005. Molti però ritengono ancora che le prove della colpevolezza non fossero abbastanza, perciò ritengono che ci sia ancora la possibilità che il vero killer sia ancora a piede libero, sempre pronto all'azione. Infine, nell'Halloween del 2014 è accaduto un fatto ancora più disturbante rispetto al primo punto della lista che abbiamo analizzato nel video di oggi. Nello stato di New York, infatti, un uomo di nome Derek Ward ha trascinato un corpo senza testa fuori dal suo appartamento. Successivamente ha preso a calci la testa e l'ha fatta finire dall'altra parte della strada. La gente ovviamente ha pensato che fosse un semplice scherzo di Halloween, un'altra macabra decorazione, insomma. Invece, poco dopo, è venuta alla luce la verità. Una persona ha provato a spostare il corpo perché si trovava un po' in mezzo alla strada e appena l'ha sollevato ha subito capito che si trattava di una vera persona. Era il corpo senza vita di Patricia Ward, una professoressa di 66 anni, nonché madre di Derek. L'uomo, allora 35enne, aveva avuto vari disturbi psichici nel corso della sua vita e la notte di Halloween ha quindi deciso di decapitare sua madre con un coltello, lasciare il corpo nella stradina davanti a casa sua e infine gettarsi sotto un treno in arrivo. Un'orribile storia dettata dai disturbi psichici e culminata in un triste destino per entrambi. Le persone, anche questa volta, erano davvero convinte che il corpo senza vita della donna fosse una semplice decorazione di Halloween. La realtà, però, in questo caso, è molto più spaventosa di quanto chiunque si sarebbe potuto immaginare. Bene ragazzi, anche oggi siamo giunti alla fine del video. Quale di queste vicende vi ha impressionati di più? Ricordate di farmelo sapere qui sotto. Come sempre, vi ringrazio infinitamente per la visione di questo video. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E detto ciò, io vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.